Bene, nel video di oggi andiamo a scoprire, in un video un po' retro, i tasti presenti nelle più comuni calcolatrici e a cosa serve ciascuno di questi tasti come funzione. Ovviamente abbiamo il tasto di accensione on, acceso, e il tasto di spegnimento off. Il tasto on funziona anche per azzerare AC, che sta per All clear, cancella tutto, ok? Quindi semplice, molte calcolatrici si spengono anche da solo dopo un tot di minuti. Alcune calcolatrici vanno solo a batteria, c'è la batteria da inserire al suo interno, in questo caso ad esempio non abbiamo neanche messo la batteria, quindi la calcolatrice funzionerà solo con il pannellino, vedete, solare, diciamo, con la luce. Grazie alla luce riesce a illuminare questo display. Ovviamente se c'è poca luce non si vede, e quindi se mettiamo la batteria si riuscirà a vedere anche in assenza, diciamo, più che in assenza di luce, con poca luce. Bene, cogliamo l'occasione allora di insegnare alla bimba ad utilizzare la calcolatrice con dei calcoli semplici e andiamo a scoprire ogni tasto a cosa serve. Allora, prima cosa, bimba, accendi la calcolatrice, vai. Calcolatrice accesa, benissimo. Ora, ad esempio, prova a scrivere un numero, 1572, vai, 1572. Supponi che hai sbagliato, io volevo dirti 1573 e vuoi correggere quel 2, come fai? Tanti cancellano tutto e schiacciano sul tasto AC di cancellazione, ma c'è quel tastino che ti consente di correggere l'ultimo tasto, vai, metti 1573 e perfetto, hai scritto 1573. Quindi abbiamo il tasto annulla, ultima digitazione, in tante calcolatrici, che è spesso utile per consentirci di correggere quando digitiamo per errore. Cancella tutto. Cominciamo adesso a fare un calcolo che ci deve dare una somma. Così andremo a scoprire un tasto a disposizione che si chiama GT. Il primo tasto che andiamo a scoprire si chiama GT, che secondo te cosa significa? Te l'ho scritto sotto qua, GT. Grand Total. Grand Total, quindi ti farà la somma di tutti i calcoli che fai, fa solo la somma, semplice ma comodo. Quindi per simulazione abbiamo scritto questi numeri qui, abbiamo già fatto il totale e proviamo ad andare a fare questo conteggio. Vai Amy, comincia a scrivere i numeri, quindi 7 per 1000, come lo scrivi il 1000? 1, poi puoi cliccare sullo 0. Per tre volte, benissimo. Oppure hai anche a disposizione il doppio zero per fare due zeri e andare anche più velocemente. La prossima volta lo usi. Fai uguale. 7 per 1000 uguale, sotto in basso a destra, 7000. Adesso facciamo 4 per 1400. Digita 4, quindi non serve fare più. Per 1000, 1, 4. Fai doppio zero, sotto. E vediamo, uguale. E adesso facciamo l'ultimo calcolo che è 14.000 diviso 8, vai, 1, 4, aggiungi uno 0, è 14.000 diviso 8, uguale, e adesso fai il gran totale, GT, 14.350, avevamo fatto giusto. Quindi abbiamo capito semplicemente cosa fa il tasto GT. Va a sommare tutti i numeri che abbiamo calcolato precedentemente, però non fa delle sottrazioni, ok? È interessante perché se invece noi facessimo lo stesso conteggio, prova a rifarlo, cancella, fai 7 per 1000, 7, cancella, 7 per 1000, dopo ti verrebbe da dire più, fai più, 4 per 1400, 1, 4, uguale, cioè tutto il conteggio sballa se lo fai con le somme così, quindi la calcolatrice non ti consente di fare 7 per 1000 più perché ci sono le proprietà delle moltiplicazioni e le addizioni, ma col tasto, abbiamo detto appena adesso, utilizzato il mitico tasto Grand Total, riusciamo a fare la somma di tutti i calcoli che stiamo facendo in precedenza. Azzeriamo e andiamo a scoprire un altro tasto. Perché questo 5 ha questo cerchietto al centro? Ecco, ci viene fatta una domanda perché alcune calcolatrici hanno una sorta di
rilievo al centro, serve per le persone non vedenti, perché il non vedente, mettendo il dito con la mano, sente qual è il centro e sa che c'è il 5 e impara dove sono tutti i numeri, riesce a calcolare, sa che magari il più è qua e quindi potrebbe riuscire a calcolare la calcolatrice. Tu dici, vabbè, ma come fa a vedere i numeri? Ci sono delle calcolatrici che hanno anche l'audio, quindi mentre digiti dice 7 plus, di solito parlano in inglese e ti dicono il risultato. Andiamo a scoprire quindi adesso altri tasti che ci sono a disposizione sulla tastiera, e sono i mitici tasti M+, M- e MRC. Questi tasti non fanno altro che aggiungere alla memoria il valore attuale che vediamo a video o toglierlo dalla memoria. L'MRC, che sta per Memory Recall, va a fare, diciamo, come prima il grand total, ti dice il totale di tutti i numeri che hai messo in memoria, sia che li hai aggiunti o che li hai sottratti. Quindi in questo esempio abbiamo fatto un semplice calcolo in cui abbiamo una moltiplicazione meno un'altra moltiplicazione più un'altra moltiplicazione, il cui risultato è 32. Andiamo quindi a utilizzare questi tasti e vediamo come si fa. Sei pronta? Sì. Vai, 7 per 4 uguale. Quando vedi il risultato tu dici lo metto in memoria perché è il primo e quindi lo aggiungo alla memoria col tasto M+. Poi fai l'altro calcolo che è 4 per 9. 4 per 9 uguale. Questo risultato che vedi, 36, lo devi sottrarre perché vedi che è scritto meno davanti, quindi fai M-. Benissimo. Adesso fai l'ultimo calcolo che è 5 per 8. Uguale, il risultato è 40, quindi in questo caso abbiamo detto che lo dobbiamo sommare, quindi di nuovo M+, e l'abbiamo sommato. Se adesso vogliamo il totale basterà premere il tasto MRC. MRC ci dice che è 32, il risultato è corretto. Questo calcolo che abbiamo fatto in realtà si può fare in modo pro, più veloce, senza usare il tasto uguale. Proviamo quindi a rifarlo e vi facciamo vedere come. 7 per 4 e direttamente M+, poi facciamo 4 per 9. Non serve premere uguale, ma direttamente, siccome lo sottraiamo, M-. E infine 5 per 8. Che andiamo di nuovo a sommarlo, quindi M+. Il risultato MRC, eccolo qui, 32, e quindi riusciamo in modo ancora più veloce a sommare e sottrarre numeri velocemente che stiamo calcolando. Ovviamente questi numeri potrebbero anche non essere semplicemente moltiplicazioni o divisioni, potrebbero anche essere 5400 meno il 10%, ok? E possiamo metterli in memoria più, a memoria più. Quindi lavorare anche con percentuali e altre funzioni. Ci rimane quindi un altro tasto misterioso. Abbiamo visto il tasto GT, M+, M- e MRC. L'ultimo dei tasti misteriosi che ci manca da analizzare è il tasto MU, che non è il tasto da mucca. Che fa questo tasto? Vediamo quindi a cosa serve il tasto MU. Il tasto MU sta per markup, serve per fare degli sconti o calcolare degli sconti, ha più possibilità di calcolo. Vediamo un primo esempio. Supponiamo che puoi vendere il tuo orologio, fallo vedere, oh che bello orologio, e vuoi guadagnare 100 euro, ma per venderlo vuoi mettere sull'etichetta che gli fai uno sconto del 20%, a te devono restare 100 euro. Come fai il calcolo? A qualcuno verrebbe da dire è semplice, faccio 100 euro più il 20%, lo vendo a 120, ma guarda cosa succede, se a 120 tolgo il 20%, ok, non ti restano 100 euro ma te ne restano 90. E invece abbiamo detto che nel tuo esempio vogliamo che ti restino 100 euro, quindi come devi fare? 100 diviso 20 MU. Lo devi vendere a 125 euro. Infatti vediamo che se a 125 euro facciamo lo sconto meno del 20%, otteniamo appunto i nostri 100 euro desiderati. Un altro esempio di calcolo è quello di capire in percentuale quanto abbiamo guadagnato dalla vendita di un prodotto.
supponiamo che abbia venduto l'orologio a 150 euro, quindi 150 meno 130 è quello che ho pagato io per comprarlo e schiaccio MU. La mia percentuale è del 15,3%. Bene, nelle calcolatrici esistono anche altri tasti. Se qualcuno di questi tasti vi incuriosisce, scrivete pure nei messaggi, fate le vostre prove. Spero che questo video possa essere utile per qualcuno, quantomeno conoscere a cosa servono queste sigle M+, M-, MRC, GT, adesso sarà chiaro. Ciao! Iscrivetevi al canale!